C'era una volta, nel regno digitale di YouTube, un luogo vibrante e caotico dove tutto era possibile. Questo regno era popolato da personaggi stravaganti e storie incredibili, ma nessuna era più affascinante di quella della regina Peppa e del suo amato consorte, Tontolone. Dove regnavano la regina Peppa e il suo amato Tontolone. La regina Peppa era conosciuta per la sua saggezza e il suo temperamento imprevedibile, mentre Tontolone era famoso per la sua lealtà e il suo cuore gentile. Il loro regno era un turbine di caos e contraddizioni, un luogo dove le leggi cambiavano con il capriccio della regina e dove ogni giorno portava nuove sorprese, un vortice di grugniti e versi da porcile. Gli abitanti del regno erano abituati a vivere in questo stato di confusione, ma nonostante tutto c'era un certo ordine nel caos. Sono io la matriarca e governo con lo zoccolo di ferro. Ogni decisione che prendo è per il bene del mio regno, anche se a volte può sembrare dura. Ogni mio capriccio è un decreto reale. Non c'è nulla che non possa fare o cambiare con un semplice grugnito. E io, il suo devoto consorte, faccio eco ad ogni suo grugnito, sostenendola in ogni decisione e aiutandola a mantenere l'ordine nel nostro regno, amplificando l'assurdità del nostro regno. La mia lealtà è incrollabile e insieme formiamo una coppia invincibile. La loro non era una monarchia benevola. Nonostante l'apparenza giocosa, c'era una serietà nel loro governo che non poteva essere ignorata. No, il loro era un regno anarchico e dittatoriale, dove le regole erano fatte per essere infrante e la libertà era un concetto relativo. Uno strano miscuglio di capricci e tirannia. Ogni decisione della regina poteva sembrare arbitraria, ma c'era sempre un metodo nella sua follia. I loro sudditi, una combriccola di abitanti del digitale, vivevano in uno stato di perenne perplessità, cercando di adattarsi ai continui cambiamenti e alle nuove leggi che venivano imposte, senza mai sapere cosa avrebbe scatenato la prossima furia reale. Ogni giorno era un'avventura. E ogni notte portava con sé l'incertezza del domani. Ma nonostante tutto, il regno della regina Peppa e del suo consorte Tontolone continuava a prosperare. Un luogo dove il caos e l'ordine coesistevano in un equilibrio precario. Peppa e Tontolone bramavano attenzioni come i maiali bramano il fango. Il riflettore digitale era il loro sole e loro i girasoli. Eternamente intenti a crogiolarsi nella sua luce. Ogni video è una supplica disperata di approvazione. Ogni commento, una potenziale offerta all'altare del nostro ego. Guai a chi osava criticare. Il loro disappunto era immediato e assoluto. Bloccare è la nostra arma preferita, il bando dal regno la nostra punizione suprema. Cibo e shopping erano i loro vizi reali. Montagne di dolci e fiumi di bibite gassate scorrevano nel loro palazzo. Pacchi firmati arrivavano ogni giorno, ognuno a testimoniare il loro insaziabile appetito di avere sempre di più, di più, di più. La nostra golosità non conosce limiti. Ogni indulgenza è documentata, condivisa con i nostri sudditi come per dire: guardate la nostra abbondanza e disperate. Ma sotto la superficie dell'opulenza si celava un'oscurità. Perché Peppa e Tontolone erano maestri della proiezione. Le loro insicurezze covavano, nascoste dietro sorrisi falsi e parole dolci. Ma sotto la superficie, queste insicurezze si trasformavano in accuse velenose, scagliate contro i loro sudditi. Chiunque osasse dissentire, chiunque avesse il coraggio di parlare contro di loro, mettere in dubbio il loro stile di vita sfarzoso, fatto di lussi e sprechi, o le loro discutibili scelte, che spesso sembravano più egoistiche che benefiche, veniva immediatamente bollato come nemico dello Stato. Non c'era spazio per il dissenso, nessuna tolleranza per le opinioni contrarie. Invidiosi del nostro successo, del nostro amore, della nostra bellissima casa, dei nostri conti in banca stracolmi, non riuscite a sopportare la nostra felicità e per questo ci attaccate. Ma la verità è che siete solo invidiosi. Siete solo invidiosi. Non potete accettare che abbiamo tutto ciò che desideriamo. Il regno era un luogo di paura e confusione, dove la verità era distorta e la realtà manipolata.
Ogni giorno, i sudditi vivevano nel terrore di essere accusati, ridotti al silenzio, oppressi da un regime che non tollerava la libertà di pensiero. I dissidenti venivano ridotti al silenzio, e la verità era ciò che Peppa e Tontolone decidevano che fosse. La loro parola era legge, e chiunque osasse sfidarla pagava un prezzo alto. In questo regno oscuro, la paura regnava sovrana, e la verità era un lusso che pochi potevano permettersi. I loro deliri erano sconfinati quanto i loro appetiti. Il mondo, credevano, era pieno di mostri dagli occhi verdi, invidiosi della loro perfezione suina. Peppa e Tontolone si consideravano esseri superiori, elevati al di sopra dei comuni mortali di YouTube. Loro erano le star, l'attrazione principale, e tutti gli altri erano solo rumore di fondo. Si circondavano di leccapiedi e adulatori, desiderosi di alimentare i loro ego insaziabili. Le nostre vite sono un dono per il mondo, una masterclass su come realizzare i propri sogni più sfrenati. Dovreste ringraziarci. S1. Siamo speciali. Coloro che osavano criticare o sfidare il loro dominio si scontravano con una punizione rapida e brutale. Venivano etichettati come ratti, sorci e reietti della società, il loro valore come individui completamente ignorato. Gli insulti di Peppa erano leggendari, taglienti come il bisturi di un chirurgo. Ratti, sorci, reietti! Tontolone, sempre il fedele spalla, amplificava le sue dichiarazioni. I suoi goffi tentativi di umorismo non facevano che evidenziare la crudeltà delle loro parole. E così, il regno di Peppa Pig e Tontolone diventò una terra divisa. Da un lato, l'elite dominante, ubriaca di potere e accecata dalla propria importanza. Dall'altro, la maggioranza silenziosa, troppo spaventata per parlare, per paura di diventare il prossimo bersaglio dell'ira reale. Ma sussurri di ribellione iniziarono a circolare. Per quanto tempo ancora sarebbe potuta durare una tale tirannia? La storia di Peppa Pig e Tontolone serve come monito. In un mondo dove le tentazioni sono ovunque, è facile perdere di vista ciò che è veramente importante. Peppa e Tontolone ci mostrano che anche i personaggi più amati possono cadere vittime delle insidie della vita moderna. Il potere, se incontrollato, corrompe. Quando un personaggio animato ottiene troppo potere, può facilmente dimenticare i suoi valori e principi. Questo è un avvertimento per tutti noi. Dobbiamo sempre essere consapevoli di come il potere può influenzare le nostre azioni e decisioni. La fama, se ricercata fine a se stessa, è una ricerca vuota. Molti personaggi animati cercano la fama pensando che li renderà felici, ma alla fine si rendono conto che è solo un'illusione. La vera felicità non si trova nella fama, ma nelle relazioni genuine e nelle esperienze significative. E una dieta a base di dolci e di approvazione online è in definitiva insoddisfacente. Vivere per i mi piace e i commenti positivi può sembrare gratificante all'inizio, ma alla lunga lascia un vuoto. Peppa e Tontolone ci insegnano che è importante cercare la soddisfazione interiore piuttosto che l'approvazione esterna. Quindi, la prossima volta che vi ritroverete a scorrere l'infinito panorama di internet, ricordatevi la storia di Peppa e Tontolone. Ogni click, ogni scroll, ogni like ha un impatto su di noi. Dobbiamo essere consapevoli di come utilizziamo il nostro tempo online e di cosa stiamo cercando veramente. E diffidate di coloro che pretendono la vostra adorazione, perché i loro regni sono spesso costruiti sulla sabbia. Le apparenze possono ingannare, e ciò che sembra solido può crollare in un istante. La storia di Peppa e Tontolone ci ricorda di costruire le nostre vite su fondamenta solide e di non lasciarci ingannare dalle false promesse.